Carriera allenatore Borgoromito. Lega Serie A presents Serie A Team. Trattativa di mercato. Giocatori acquistati dalla società. Si aggregheranno alla rosa alla prossima sessione di mercato. Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. Mi dispiace, ma dobbiamo chiudere qui. Chiedo scusa a coloro che non sono potuti intervenire. Chat giocatore. Il giocatore chiede di essere inserito nella formazione che scenderà in campo. Queste sono le formazioni delle squadre che scenderanno in campo. Immagini in diretta che testimoniano lo spettacolo offerto dalle tribune questa sera. È una notte che potrebbe regalare il sorriso a una parte del pubblico. Vi danno il benvenuto Pierluigi Pardo e Lele Adani di nuovo insieme per raccontarvi le emozioni di questo match. Serie A Team che apre ufficialmente i battenti in palio i primi tre punti della stagione. Scendono in campo Sporting e Cagliari. Che atmosfera sugli spalti, non potrebbe essere altrimenti, appuntamenti di quelli che vanno sottolineati sul calendario, nessuno è voluto mancare oggi infatti, perché? Perché si apre ufficialmente la stagione, è la prima gara di campionato, l'emozione è enorme.
Ecco l'11 di partenza scelto dal tecnico dello Sporting. La scelta del tecnico è caduta sul 4-4-2, mi pare chiara l'intenzione di fare la gara senza però scoprirsi troppo. Sistema tra i più dotati in assoluto, garantisce un certo equilibrio tra i reparti e può essere variato facilmente in corsa in base anche alle esigenze. Per me sono ottime le intenzioni, ora aspettiamo il verdetto del campo. Ecco gli 11 di partenza del Cagliari. Pressing raddoppio di marcatura, sono il credo tattico di questa squadra. È chiara l'intenzione di non lasciare agli avversari il tempo per pensare alla giocata. Diventa complicato ragionare sapendo di avere sempre un avversario addosso non appena si riceve la palla. Le probabilità di essere costretti a forzare la giocata aumentano e quindi anche la possibilità di errore. Il rovescio della medaglia è che si rischia di concedere qualcosina dietro. Si comincia. João Pedro prova ad andare, palo, si continua a giocare e il match resta apertissimo sul risultato di parità. Gran palla qui per il compagno, si alza la bandierina dell'assistente, gioco fermo, c'è offside. Passaggio ritardato eccessivamente, Pier, peccato perché aveva fatto il movimento giusto per evitare il fuorigioco. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Ma perché è abilissimo con la palla? Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Attenzione, pericolo. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Ecco Pavoletti. Sale Strootman. E finalmente è arrivato il gol dell'1-0. Gol che merita di essere rivisto per apprezzare meglio il giro palla prolungato in attesa del momento giusto. Ha raccolto il suggerimento del compagno e l'ha messa dentro da distanza ravvicinata. Sono sotto e l'allenatore non fa nulla per nascondere il suo disappunto. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Primo tempo di alta intensità, quello di Pavoletti. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte questo, si è dato parecchio da fare. Seconda metà di gara che si apre con lo Sporting, costretto a rincorrere. Prosegue qui dell'avanzata. Cross in mezzo, girata di testa che non crea problemi al portiere, efficace il giro palla del Cagliari, non può sbagliare da lì. Stavano già per festeggiare ma non avevano fatto i conti con il portiere. Che parata Lele! Non capita spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile, Pier. Sceglie il tocco corto, entra bene qui e recupera il pallone. Grande calcio protagonista sulle frequenze di EA TV con questo match che promette spettacolo. Beh, entrambi hanno giocatori in grado di trovare il gol in qualsiasi momento. Occasionissimo, Pier. E con questa rete si sono fatti raggiungere, il risultato adesso è ancora in bilico. Questo replay del gol, una ripartenza perfetta. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto, al momento giusto. E il tecnico a bordo campo, lo vedi come è soddisfatto per il pareggio. Arriva il cambio. Palla lunga per il compagno. Può metterla in mezzo da lì. Efficace il giro palla del Cagliari. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol.
Rivediamola l'azione del gol, perché ha finalizzato l'ottima serie di scambi con cui hanno prima aperto la difesa e poi liberato l'uomo al tiro. Un gol da recuperare per la formazione di casa, ma il tempo a disposizione pochissimo. Dovranno farselo bastare. I tifosi dimostrano di credere. Palla buona, non può sprecarla. Un gol importantissimo, voluto e cercato con tutte le forze. Dalle immagini rivediamo il gol del pareggio subito a stretto giro. Evidentemente stavano ancora festeggiando la rete del vantaggio. È una disattenzione pagata a caro prezzo. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Game over, finisce dunque in parità questo match. Portano a casa il primo punto della stagione e oggi era importante anche rompere il ghiaccio, per evitare anche brutte figure. Prestazione di altissimo livello la sua quest'oggi. Questi sono i dati della partita con tutte le statistiche e le valutazioni dei giocatori. Andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Risultati e classifica della giornata. Statistiche giocatori. Vediamo chi sono i migliori marcatori e gli assist man. Il giocatore sta attraversando un ottimo periodo di forma. Il giocatore torna in campo dopo il brutto infortunio e dimostra di non essere ancora al 100%. La dirigenza ha messo il giocatore sul mercato. La dirigenza è pronta a cedere in prestito questo giocatore. Chat giocatore. Il giocatore chiede un colloquio con l'allenatore.
Migliore squadra della settimana. Vediamo quanti giocatori della nostra squadra ne fanno parte. Ecco in grafica le formazioni delle squadre. Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi, aumenta di decibel sulle tribune. Un saluto da Piero Gipardo e Daniele Adani. Serie A pronta a prendersi la scena con questo match che dovrebbe regalarci davvero grande spettacolo. Sarà un match tutto da seguire, Lele. Partita che offre diversi spunti interessanti. Entrambe le squadre hanno giocatori per risolvere la partita da un momento all'altro. Io penso che non ci annoieremo. Con il numero 7, Jacopo Sala. Con il numero 25, Giulio Maggiore. Con il numero 13, Marcadio Reca. Padroni di casa che scendono in campo dal primo minuto con questa formazione. Tecnico che mostra coraggio schierando le tre punte in un 3-4-3 sulla carta davvero sbilanciato. Da tifosi neutrali ce lo auguriamo, Pier, anche se non basta aumentare il numero degli attaccanti per segnare più gol, bisogna trovare sempre un certo equilibrio tra i reparti. Ecco l'undici di partenza scelto dal tecnico dello Sporting. È tutto per ora. Hanno scelto il classico 4-4-2, due linee da 4 per difesa a centrocampo e la coppia di attaccanti. Il sistema in assoluto più equilibrato, Pier. È un sistema che ti può garantire sia una copertura adeguata in fase difensiva che un buon svolgimento offensivo quando devi proporti sia sulle fasce che arrivare sulle punte. Si comincia. Occhio al corner, efficace qui la copertura, conclusione che non ha creato problemi al portiere. Ha trovato comunque il tempo per colpire di testa, non ha potuto però indirizzare la palla verso lo specchio. Certamente una delle stelle più brillanti di questo match, vedremo come se la caverà. E di diritto tra gli osservati speciali del match. Pier viene da una doppietta e tutti si aspettano il trigol da lui oggi. Si affaccia allo Sporting. La mette in mezzo qui, azione sfumata, senza problemi. Suggerimento troppo profondo, pallone direttamente al portiere. Verde. Vuole rimbucare. E c'è il gol dell'1-0. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Non poteva sbagliare da lì, aveva tutta la porta davanti a sé. Allenatore che sta provando a scuotere i suoi, vuole vedere una reazione dei giocatori in campo. Ha spazio per tirare. Straordinario qui. Ci sarà calcio d'angolo per lo Sporting. Palla verso il centro dell'area. Palla che finisce sul fondo. Ha perso una buona occasione. E finisce qui il primo tempo. 1-0 alla fine dei primi 45 di gioco. Primo tempo incoraggiante. Il suo giocato su livelli interessanti. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio,
è che quando è in giornata diventa difficile per i difensori stargli dietro. Io mi aspetto una ripresa giocata più o meno sugli stessi livelli. C'è il segnale dell'arbitro, comincia il secondo tempo. Preferiscono ragionare. Palla che si aspetta abbondantemente sul fondo. Era difficile battere il portiere da lì. Peccato perché la potenza c'era, gli è mancata completamente la mira. Tenta la conclusione. Qui possono tirare un sospiro di sollievo. Palla che è uscita non di molto. Non era facile fare meglio in quelle condizioni. Era pressato. Questo gli ha impedito di prendere bene la mira. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. E c'è la traversa. La blocca il portiere e poi tira un sospiro di sollievo. Ma il palo gli ha dato una mano, impedendo il pallone di entrare. Un po' di fortuna ogni tanto ci vuole. Partono in contropiede. Vuole l'imbucata. Centra il palo, attenzione, occhio. Si mette in proprio. Palla che colpisce la traversa e torna in campo. Finisce qui, nulla da fare dunque per gli ospiti che escono dal campo battuti. A volte dalle sconfitte si possono trarre insegnamenti importanti. Devono ripartire da quanto di buono fatto oggi e devono migliorare quello che non ha funzionato. Certo, sarebbe stato più facile farlo dopo un pareggio e una vittoria, È stato uno dei mattatori del match, una prova di altissimo spessore la sua. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra. Questi sono i dati della partita con tutte le statistiche e le valutazioni dei giocatori. Andiamo a vedere chi è stato il migliore in campo. Grazie per averci concesso alcuni minuti per rispondere alle nostre domande. Abbiamo finito. Grazie del suo tempo. In grafica possiamo vedere tutti i risultati e la classifica del campionato. Andiamo a vedere in grafica chi sono i migliori marcatori e chi ha fatto più assist. Diamo un'occhiata a tutte le notizie più importanti della giornata. Queste sono le statistiche della rosa della squadra. Le presenze e reti realizzate. Gli assist effettuati, i cartellini ricevuti, ed infine la loro media voto.